non è bastato un primo pesante avvertimento a SJ, 27enne cittadino nigeriano pluripregiudicato senza fissa dimora, già arrestato nei giorni scorsi sempre in Campo Marzio a Vicenza per possesso di un'ascia di carte di credito e documenti rubati. Intorno alle 21.30 di ieri, infatti, gli agenti della squadra volanti hanno notato la presenza di un gruppetto di persone agitarsi in modo sospetto, al punto che alla vista della polizia hanno iniziato a dileguarsi a piedi in diverse direzioni. In quel frangente, però, gli uomini in divisa sono comunque riusciti a fermare e a identificare compiutamente una donna di 23 anni che si accompagnava a SJ, ben conosciuto dalle forze dell'ordine per i numerosi precedenti per diverse condanne per spaccio di sostanze stupefacenti e violazioni del foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal questore della provincia di Vicenza Paolo Sartori. E proprio nei confronti del nigeriano rifugiato politico, oltre al foglio di via, proprio ieri, in sede di convalida del precedente arresto, era stato emesso dal GIP e dal tribunale il divieto di entrare nel comune di Vicenza. Per queste ragioni gli agenti hanno provveduto ad accompagnarlo negli uffici di Viale Mazzini per ulteriori accertamenti e per procedere alla denuncia. Qui, sottoposto ad ispezione personale, il pluripregiudicato è stato trovato in possesso ingiustificato di una valigetta d'artigiano contenente attrezzi da lavoro adatti ad aprire o a sforzare serrature, del quale non ha saputo giustificare il possesso, che pertanto sono stati sottoposti a sequestro. Per lui invece denuncia chiede libero per possesso ingiustificato di attrezzi atti allo scasso.